Basta! Basta! Io non ne posso più! Tre partite contro tre squadre esime! Esime! 5 punti! 5 cazzo di punti su 9! E oggi, e lo vedrete con la reaction, perché lo vedrete, al gol di Leao non ho esultato. Non ho esultato al gol di Leao. No, io non ci casco. Io al gol di Leao non ho esultato. Perché l'ho visto come la partita stava andando. E se te l'ha messa nel culo la Salernitana, l'Udinese ti ce la mette con vasellina pure. E niente, e non ci si fa, non ci si fa a chiudere le partite, non ci si fa a fare un tiro in porta dopo il gol segnato. Io non ne posso più. Io stamani ho detto stasera non va. Ieri dicevo stasera non va. Io nel post partita di Salernitana a Milan ho detto venerdì prossimo non va. Prendete il video, andate nel canale, prendete lo sfogo dopo Salernitana Milan, dico verso metà video, l'Udinese gioca 2 partite all'anno contro il Milan e contro il Milan, riprendete il video e guardatevelo in loop perché avevo fottutamente ragione. No, non ne posso più di vedere tale insufficienza in campo. In Milan così ci giocavo con Montella e io ero orgoglioso di aver finito di vedere questo proprio, e invece di nuovo, cioè piuttosto, se dovete essere altalenanti, siatelo tra il quarto e il quinto posto, non alla vetta, non fatemela annusare, ve l'ho già detto l'anno scorso, non fatemela annusare, per poi fare ste partite qui, inconcludenti, partite di merda, tolto il gol di mano che andava annullato, l'avrebbero comunque fatto un altro. Oggi, male tutti, quel povero Leao che è stato martellato, perché sti qua sono nei macellai, hanno fatto 540 falli, ci hanno buttato a terra tutti, mancano solo i tifosi, ci buttavano a terra anche noi, se fossimo passati lì nel mezzo. Il povero Leao che trova gol, dicono che sia fallo. Quando mai? Il gol da vedere al VAR loro, quando mai? Nel primo tempo, occasione che si andava 2-2 contro Silvestri. Ovviamente, l'arbitro non fischia il vantaggio. Tutto il casino che abbiamo fatto non è servito a una sega. E oggi li siamo qui, Io prima di vedere sta cazzo di partita, io non ne avevo voglia. Io ero lì, mi stavo montando i miei cazzo di mobili di Ikea, dicevo... Porca puttana, le 6:30 gioca al Milan. Porca puttana, le 6:30 gioca al Milan. Non ho voglia, ma devo guardarlo. E sapete cosa? Avevo ragione, perché dopo la partita con la Salernitana, voi, per farmi venire voglia di guardare una partita, mi dovete vincere 4 campionati di fila. Davvero, non la facciamo mai finita di collezionare figure di merda. L'anno scorso stessa cosa, dalla partita con lo Spezia alla partita con la Sampdoria, figura di merda dietro figura di merda, e oggi si ripresenta. E adesso la prossima vai a Napoli. Se te vai a Napoli così, che giochi così, te vai a Napoli, duri 10 minuti, perché questi al primo tocco di palla in tua area ti fanno 2, 3, 4 gol con un tiro, ti fanno i napoletani, e fanno anche bene, perché noi nel primo tempo ci abbiamo rischiato di prenderlo lì, e invece di prenderlo l'hai fatto, hai detto ragazzi vedere com'è andata qua lo prendi, e lo hai preso. Giochi senza attacco, centrocampo niente, rimane solo il povero Tomori, che il povero Tomori gli va fatta una statua fuori Sansino, povero Tomori, perché salva tutto il salvabile. Il resto hanno sbagliato tutti. Pensano a spendere 40 cazzo di milioni per comprare quel francese lì da Lille, Beg, chi cazzo è,
40 milioni per un altro difensore, compra una cazzo di punta! Una punta! Una punta che la metta dentro! Una cazzo di punta che quando vede la porta ci tira! Non che la passa a lui, la passa a lui, la passa a lui, se no me ne vado a giocare al Subbuteo! Cazzo! Me ne vado a giocare al Subbuteo! E lo spendo 30 euro al mese per un servizio di merda come quello di DAZN! Io non ne posso più, ragazzi, non ne posso più, cioè veramente, veramente, mi avete veramente saziato, mi avete riempito i coglioni, mi avete saziato i coglioni, mi avete, a vedere partite giocate così, vogliamo San Siro pieno, biglietti a un euro, poi giochi così! Queste partite sono pareggi, ma sono sconfitte. Chi cazzo lo vuole intendere che dalla sesta posizione in poi, se pareggi, è una sconfitta. È una sconfitta con la S maiuscola. Perché la sconfitta è quando tu non vinci. Non esiste pareggio. Il pareggio esiste con le squadre che ti contendono il tuo obiettivo. Esiste il pareggio con l'Inter, esiste il pareggio con la Juve, esiste il pareggio con Napoli, esiste il pareggio con sto cazzo, ma con le basse di classifica il pareggio non esiste, non è contemplato il pareggio. E oggi ancora lì la solita merda. Io meno male che domenica prossima sono in Inghilterra, domenica prossima sera. Se no mi fate diventare matto qui! Mi fate diventare matto! Me ne sto in Inghilterra! A ubriacarmi, a fare qualcosa, perché se metto a guardare il Milan spacco tutto! Lasciate like al video, iscrivetevi al canale! Sta cazzo di squadra! Sta cazzo di squadra! Ci spremiamo per arrivare a gennaio! Ci fate credere, facciamo delle prestazioni overpower! Poi arriviamo a febbraio, parliamo la squadra di paese, la squadra di paese siamo se giochi così. Hai giocato la Champions, ma quando giochi con l'Udinese sei la squadra di paese e ogni anno non riusciamo a fare 6 punti con l'Udinese, mai, ogni anno, ogni minchia di anno. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché io veramente non ne posso più, ne ho i coglioni pieni. No, i coglioni che me li pesto i coglioni a guardare ste partite.